è un rapporto dolorosissimo, difficilissimo, con una madre così un po' sognatrice, sempre sopra le righe, un ex corista del San Carlo che ha sognato tutta la vita di raggiungere degli apici che non ha raggiunto, ma che comunque a suo modo è stata vicina alla figlia, se l'è cresciuta, figlia di un oscuro musicista, non si sa, e poi si è risposata, insomma ha cercato con i suoi mezzi, i suoi strumenti, di stare comunque vicina a questa figlia, la quale invece ha questo rancore invincibile e questo risentimento verso la vita e verso la madre, che diventa l'unico punto focale di riferimento della sua esistenza, per cui ha una drammatica voglia di scomparire, di morire in sostanza. Quindi la madre in qualche modo è la vita, perché comunque rilancia sempre. C'è una frase importante che si dice poi nel testo, che la vita è comunque importante, no? Che la vita deve vincere, ecco, questo è il senso.